Le riflessioni di Giorgio sono in questo caso per me così interne a quello che è un po' la riflessione di questi ultimi anni intorno al lavoro dei Bilecchi, che così corre l'obbligo in qualche modo di affiancarmi, perché appunto la domanda focale, che poi per me lo è, faccio l'editore prima di tutto, quindi i libri si pubblicano perché incontrino i lettori, trovino lettori, possibilmente ne trovino tanti. E nel caso di Romano questi lettori sono sempre stati abbastanza esigui in qualche modo, anche se in vita, forse negli anni Ottanta, c'è stato un momento di maggiore splendore. Il Bottone ebbe due o tre edizioni, però insomma comunque non è che avesse mai raggiunto cifre, credo, da capogiro, sicuramente molto più in luce di quanto poi non sia stato dopo la morte, ecco, dove sicuramente mano a mano, nonostante gli sforzi che si è provato tutti insieme a fare, anche editorialmente, non sono stati sufficienti, diciamo, a imporlo forse nella giusta luce. Però appunto le ragioni forse ci sono e io condivido quasi tutto quello che Giorgio diceva, nel senso perché questa cosa è così, accade per tanti scrittori del nostro Novecento, non è che Bilecchi sia l'unico scrittore che viene investito da questa sorta di dimenticanza o leggero oblio, però naturalmente in questo caso ci preme di più, quindi ci interroghiamo più a fondo. Sicuramente questo rimanere totalmente fuori dalle tendenze, appunto, ogni volta, io infatti quando ho lavorato a questa biografia per immagini, il titolo che mi è venuto di dargli è un uomo contro, ora forse non è proprio un uomo contro, però un uomo antitendenza e antitempo e controtempo in qualche modo sì, ma non perché non parlasse del proprio tempo, ma proprio perché parlare del proprio tempo significava interrogarsi in qualche modo diverso, non seguire forse il lavoro dei più, anche perché il lavoro dei più non gli apparteneva minimamente, quindi in epoca neorealista Bilecchi non poteva essere neorealista, e prima in epoca ermetica lui nasce lì, gli amici sono quelli dei caffè, li frequenta, sono sodali veri come Luzzi, ma non solo Luzzi, Petocchi, tutti i poeti e scrittori di quell'epoca. Bilecchi non è un ermetico, comunque non potremmo mai ascriverlo a quella zona e a quel registro linguistico, anche se nasce lì, e così dopo non è uno sperimentale, è sempre controtempo. Allora è proprio il tempo, da una parte, la cosa su cui forse ci si può ancora un po' interrogare, al di là del fatto dello sfuggire alle etichette, che sicuramente le etichette per Romano erano una specie di lettura, quindi non si potevano sposare in nessun modo, ma il tempo, il suo rapporto col tempo. Allora mi viene da pensare questo, che da una parte Bilecchi è lo scrittore dell'infanzia e dell'adolescenza, però l'infanzia e l'adolescenza che non raggiunge, no, una formazione. Abbiamo un giovane, un ragazzino o un adolescente che incontriamo nel suo percorso di crescita, ma questa crescita in fondo non c'è, è ricorsiva. In genere lo abbandoniamo davanti a una porta chiusa o a una porta socchiusa, non c'è l'ingresso dell'adultità. Voglio dire che il tempo di cui Bilecchi parla è un tempo bloccato, un tempo fermo, un tempo ossessivamente fermo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, un'ossessione che è la sua cifra, è quello per cui noi siamo lettori appassionati ancora, se ancora resistiamo ad essere di questo autore, ma indubbiamente non c'è una formazione. È vero che ogni epoca riscrive il suo romanzo di formazione, ma quello di Romano funzionerà sempre, perché una formazione non c'è. C'è la descrizione di un processo, di un tentativo, di uno sforzo, di un tendere, ma non si arriva mai, per fortuna aggiungo, ma questa è, credo, anche la cifra della sua modernità. Quindi questo è il romanzo dell'infanzia a tempo bloccato, e sono i libri che vanno da Anna e Bruno, passano dal conservatorio e arrivano appunto tramite Siccità, Miseria e Gelo agli anni impossibili. Poi c'è un altro Bilecchi, quello che in qualche modo cerca di raccontare gli italiani, e quindi di raccontare se stesso, di raccontare la storia e la propria storia. La biografia, dico io, a volte di una generazione molto particolare, una generazione appunto che, come la sua, nasce in epoca fascista e sposa
all'inizio, ovviamente in un'età molto, molto giovane, diciottenne, il fascismo. Fascismo però, sappiamo, bolscevico viene definito, però sempre in qualche modo c'è questa prima adesione. E questa prima adesione credo che per Romano abbia significato poi per il resto della sua vita una macchia che non è stato mai riuscito fino in fondo a cancellare. Così che poi l'approdo successivo, quello politico, al Partito Comunista e l'adesione al PC è un'adesione che io credo sempre il segno così di una grande libertà, cioè non sarà più un'adesione ideologica, non lo sarà all'inizio, a parte dell'epoca appunto della Resistenza e del momento della liberazione di Firenze, ma poi tutti i momenti successivi, pensiamo all'esperienza del Nuovo Corriere, Bilenchi è un comunista eterodosso, assolutamente libero, non è un comunista tradizionale, gestisce questo giornale come ci piacerebbe ancora oggi che i giornali fossero gestiti, e così non è. E anche lì però, in rapporto col tempo, nelle opere che in qualche modo coprono questo secondo romanzo di Bilenchi, che io in qualche modo farei partire dal Capofabbrica, ma che poi soprattutto è il Pontone di Stalingrado e quel meraviglioso romanzo sull'amicizia che è Amici, anche lì è come se in qualche modo ci fosse un battere continuo su quella stagione che non è stata mai fino in fondo risolta, cioè quella iniziale di questo fascismo abbracciato e poi naturalmente fortemente ripudiato. Anche lì il tempo è fermo, è bloccato in qualche modo, c'è un'ossessività di fondo. Ecco, questo mi rende questo, come dire, scrittore maledettamente o fortunatamente moderno, vicino anche alle cose che servono tutt'oggi a noi, a chiunque di noi, credo, per abitare questo nostro tempo, credo che sia fortemente attuale questo scrittore, e che allo stesso tempo però lo renda forse meno facile, appunto, perché etichette non gliele possiamo mettere, non possiamo in qualche modo riconoscerlo in nessun gruppo, in nessun'area, in nessuna tendenza di scrittori che abbia mano a mano nei decenni che lui si è trovato ad abitare e a vivere, riconoscibile per lui come la sua famiglia o il suo gruppo, diciamo, di riferimento. Quindi per me quello che volevo dire è che credo anche che Giorgio ha parlato di scrittore puro, di scrittore assoluto, e credo che in questo senso la scrittura fosse per lui veramente una vocazione esercitata più all'estremo in questo senso, ma nel senso più profondamente però etico del termine, cioè quel lavoro costante di riscrittura o di ricerca della parola o dell'aggettivo più giusto era per Romano anche la ricerca di essere il più possibile aderente ai fatti che voleva raccontare. Quindi un'adesione alla coscienza di quei fatti che dentro di lui si andava mano a mano costruendo. C'è una moralità altissima nella sua parola, e questo anche controtempo, sempre, quasi sempre anche nella scrittura, non nella grande scrittura, ma nella scrittura media con cui si ha a che fare. Ecco, e l'ultima cosa che mi veniva in mente, sempre riflettendo alla difficoltà di circolazione di un autore come Bilenchi, è forse questa sua, in qualche modo la potremmo definire, antinarratività. Non è uno scrittore narrativo, è uno scrittore ricorsivo, è uno scrittore ossessivo, quindi non è uno scrittore che ha una cifra narrativa regolare, diciamo così, quindi ovviamente apparentemente non ha plot, non ha assolutamente grande plot, quindi da questo punto di vista potrebbe apparire come uno scrittore meno facile. Poi in realtà chiunque di voi l'abbia letto, e tanti di voi lo hanno fatto, sappiamo che la lettura di Bilenchi è una lettura assolutamente semplice, non a caso si è parlato di stile semplice, di scrittura asciutta, scabra, ripulita fino all'osso, però non c'è una trama, non c'è una tramona. Conservatorio è un romanzo corposo dove quello che avviene è la vita, è l'infanzia registrata quasi nei suoi passaggi, nei suoi dettagli più piccoli. Questo riuscire a catturare il tempo mentre si fa, e questo è fortemente